Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo video del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Prima di iniziare, mi raccomando, iscriviti a questo canale e metti un mi piace a questo video. Per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metterai in condizioni di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che cercano informazioni fiscali specifiche per la propria SRL. Detto questo, bando alle ciance e andiamo subito avanti con la sigla. Ok, eccoci qua di nuovo insieme e andiamo subito dritti sul tema di oggi. Oggi sono molto felice di condividere con te questo video perché andiamo a vedere il primo aspetto della procedura della contabilità controllata, cosa di cui ho fatto un libro, appunto uscito lo scorso mese a giugno 2021, perché adesso è luglio 2021, e essenzialmente la contabilità controllata è la procedura che io faccio applicare ai miei collaboratori per controllare le SRL dei miei clienti, per trasformare la loro SRL in una macchina o almeno in un bancomat da cui prelevare più soldi rispetto a quelli che spendono. E il primo aspetto di questa procedura della contabilità controllata è l'aspetto economico, detto in poche parole, ossia di avere utile, di avere più ricavi, meno costi, o comunque che la formula ricavi meno costi uguale utile sia sempre più ampia possibile, ok? Magari non dico che sia subito al meglio di quello che si può in questo momento, però perlomeno indipendentemente da qualsiasi situazione di partenza è il mio cliente, poi di trovare degli strumenti contabili per fare in modo di aumentare l'utile, ok? Sia aumentando i ricavi, sia anche diminuendo i costi. Perfetto. Ecco che per fare questo ci sono degli strumenti contabili che si può utilizzare grazie alla propria contabilità della propria SRL. Quindi il titolo di questo video è proprio quali strumenti contabili devi utilizzare per controllare l'aspetto economico della tua SRL per essere certo di avere un utile entro la fine dell'anno. E qui vedremo quali strumenti contabili utilizzo e noi utilizziamo e applichiamo ogni mese sui nostri clienti, sui numeri del bilancio che generano con la propria SRL, per fare in modo che loro abbiano entro la fine dell'anno un utile, o comunque più utile possibile in sostanza, perché noi non è che ci accontentiamo di avere sempre un euro di utile all'anno, no? Cioè il nostro utile deve essere sempre più grosso, o comunque al massimo del possibile. Ecco che per fare queste cose ci sono degli strumenti che ti elenco. Premetto, non è che qui ti posso spiegare in questo piccolo video nel dettaglio tutto quanto, però almeno ti do un'idea, del metodo di lavoro che io utilizzo e faccio utilizzare ai miei collaboratori sull'aspetto economico della contabilità controllata. Premetto che poi, insomma, la contabilità controllata, come vedrai nei prossimi, video, comunque è un sistema che prevede tre fasi, però oggi vediamo solo una fase, ossia l'aspetto economico. Ma andiamo subito avanti col video per mostrarti al meglio il tutto. Partiamo con la premessa. La procedura della contabilità controllata ti permette di aumentare gli utili e la liquidità della tua SRL, abbassando contemporaneamente il carico fiscale in modo legale. La procedura della contabilità controllata si basa su tre aspetti fondamentali: l'aspetto economico, che è oggetto di questo video, l'aspetto finanziario e anche l'aspetto fiscale, che saranno oggetto dei prossimi video. Dunque, quali strumenti contabili devi utilizzare per controllare l'aspetto economico della tua SRL? Li vediamo qui di seguito. Il primo strumento è il classico conto economico, ossia guardi il passato. Il conto economico è proprio quel prospetto in cui hai tutti i ricavi meno i costi, è molto semplice. E quella cosa, quando tu la guardi, mentalmente devi sapere che guardi quello che hai generato, ok? Hai generato nei mesi passati o negli anni passati, però è uno strumento con cui tu guardi il passato, quello che hai generato. Nel conto economico, infatti, sono raggruppati tutti i costi e tutti i ricavi di un'azienda, pertanto serve a misurare la ricchezza che ha generato in un anno la tua SRL. L'utile, che cos'è in sostanza? È la maggiore ricchezza che tu generi con la tua SRL in un determinato anno, ok? Ovviamente se tu hai una perdita non è che hai generato ricchezza, hai proprio assorbito, hai consumato e bruciato ricchezza. Quindi è per quello che è importante avere ogni mese e quindi ogni anno almeno un euro di utile, perché vuol dire che hai generato più ricchezza rispetto a tutti i costi della tua SRL in sostanza. Il conto economico
ti permette di verificare quali spese hai sostenuto, individuare i costi inutili, verificare se i costi si muovono in maniera proporzionale rispetto all'incremento dei ricavi. Quindi il conto economico, anche già solo guardandolo e analizzando le voci, ovviamente con mente critica e attiva direi, ti permette già di prendere delle scelte strategiche imprenditoriali, è meglio, e sulla tua SRL, per poi portarti e guidarti verso la fine dell'anno con un utile maggiore. Il secondo metodo che utilizzo e che faccio utilizzare è quello di separare i costi del conto economico in due categorie, i costi fissi e i costi variabili. E ora vediamo cosa sono e perché. I costi variabili sono tutti quei costi che variano al variare dei ricavi, trasporti, materie prime, eccetera. E qui, come insomma è capitato a me, non fare confusione con quei costi che cambiano ogni mese, ok? Ricordati che i costi variabili sono proprio tutti quei costi che variano al variare del ricavo, ok? E ti faccio un esempio stupido, perché alcune volte mi chiedono: ma il costo del personale è variabile oppure no? Perché il personale, no, è ovvio che un mese è fisso, però sul lungo periodo è comunque sia variabile, perché tu puoi licenziare una persona, comunque ne puoi aggiungere altre, perfetto. Ecco che il costo del personale è un costo fisso. Perché? Perché se tu in un mese fatturi zero o fatturi 100 milioni di euro, per te il costo del personale è uguale. Quindi il costo del personale, anche se è vero che varia nel corso dei mesi o negli anni, comunque è un costo fisso. Ma non solo, alcuni mi chiedono: il costo delle sponsorizzate che faccio su Facebook, dove le metto, costo fisso o costo variabile? Perché ogni mese varia, o comunque può variare. Ecco che quello è un costo variabile. No, ok? Tendenzialmente il costo delle sponsorizzate è un costo fisso, perché adesso, a parte alcune correlazioni molto, diciamo, precise, è un costo che non è proprio collegato ai ricavi che tu fai. Ovvio che incentiva e incrementa, perfetto, però è un costo che, a mio parere, a livello logico, è più da considerare come costo fisso, perché non è propriamente detto che con quel costo tu abbia subito in quel mese o in quell'anno, insomma, un ritorno economico. Adesso qui non voglio dilungarmi molto su questo concetto, però anche io personalmente, quando faccio la mia analisi sulla mia SRL, considero le spese, diciamo, delle sponsorizzate Facebook come un costo fisso e, diciamo, anche un fondo perduto, perché soprattutto anche nel mio settore come commercialista, i clienti ritornano da te anche dopo anni. Soprattutto, cioè, cambiare il commercialista o sceglierne uno è un processo complesso in cui devi prima studiare questa persona. Quindi da me mi acquistano i libri, anzi prima magari si iscrivono al mio blog o al mio canale YouTube, appunto, e acquistano un libro, lo devono leggere, devono selezionarmi rispetto ai competitor, e quindi ecco che molti clienti arrivano dopo anni potenzialmente, e magari mi seguono, magari mi chiedono informazioni gratuite, eccetera. Insomma, per fare tutto questo passano anni, quindi anche le spese delle sponsorizzate io le considero in qualche modo spese perse, però sono fisse, perché non è proprio collegato al ricavo. In sostanza, un esempio di costo variabile può essere il costo della materia prima, ok? Oppure tutto quel costo che tu dai agli agenti, no? Oppure all'affiliate marketer quando ti vendi i prodotti, ecco, quello è un costo variabile. Mentre ovviamente i costi fissi sono tutti quei costi che non variano al variare dei ricavi, esempio gli affitti, gli stipendi, gli ammortamenti, ok? Perché è importante suddividere i costi fissi da quelli variabili? Perché essenzialmente ti permette di fare determinati ragionamenti imprenditoriali, cioè proprio ti fa fare delle scelte strategiche. Il fatto di separare i costi fissi e i costi variabili ti permette di utilizzare due strumenti e quindi poi con questi due strumenti fare ulteriori scelte strategiche. Esempio, grazie alla suddivisione tra i costi fissi e i costi variabili ti permette di individuare il margine che hai sui prodotti venduti, il margine, intendo il margine di utile che hai sui prodotti venduti, e anche individuare il punto di pareggio, e lo vedremo dopo. Quindi l'altro elemento che io applico e faccio applicare sull'SRL dei miei clienti è quello di calcolare il margine di contribuzione, che, e qua apro una piccola parentesi, come margine di contribuzione essenzialmente è quanto utile ti genera un singolo prodotto, un singolo cliente. C'è
tanto da parlare. Ovviamente ho cercato di inserire qua il concetto principale. Poi è ovvio che noi, in base a ogni realtà imprenditoriale, con la nostra SRL, applichiamo questo margine di contribuzione al meglio nel singolo caso. Però adesso qui in questo video è importante che tu prendi intanto un'idea del concetto di cos'è il margine di contribuzione. Il margine di contribuzione è essenzialmente il prezzo di vendita di quel prodotto, no? Meno il costo variabile di quel prodotto, no? Infatti si chiama margine, no? Si chiama margine perché se tu hai un prezzo e hai un costo variabile, ti rimane un margine di utile con cui poi vai a coprire cosa? Gli altri costi fissi aziendali. Infatti, il margine di contribuzione ti permette di individuare il prezzo minimo di vendita di un prodotto per coprire almeno i costi variabili. Perché è ovvio, se il tuo margine di contribuzione è negativo, vuol dire che il prezzo di vendita è anche inferiore ai costi variabili. Qui apro un'altra parentesi, che capita anche a me. In alcune campagne, magari all'inizio, capita di andare ad acquisire un cliente, cioè un cliente, anzi specifico, acquisire un lead, cioè un'email, oppure anche acquisire un cliente sia un cliente pagante, anche in perdita, ok? Può capitare, e lì è ovvio che io considero che il margine di contribuzione di quell'acquisizione di lead o magari acquisizione di clienti è negativo, però lo faccio per una strategia di lungo periodo. Però è anche vero che quando tu incominci a vendere i prodotti di back-end, cioè i prodotti dove tu devi marginare, sicuramente questi concetti a maggior ragione li devi un po' controllare, perché se tu hai un prodotto che in qualche modo è il tuo oggetto principale di vendita, che si chiama volendo anche back-end, no? E questa cosa è in perdita, quello è un guaio, ok? Quindi è ovvio che il margine di contribuzione sul front-end, cioè all'inizio per acquisire clienti, può essere in qualche modo anche negativo, ok? Però questo concetto è a maggior ragione importante per tutti quei prodotti in cui tu pensi mentalmente che ci devi guadagnare, ok? Su tutti i prodotti in cui tu dici, cazzo, questo qui mi serve per produrre utile, ecco che lì devi controllare il margine di contribuzione e essenzialmente verifichi, ok, che il tuo prezzo di vendita sia superiore ai costi variabili e quindi quanto margine rimane per coprire i costi fissi. Infatti, grazie a questo dato, puoi scegliere di concentrare la tua produzione ovviamente sul prodotto o servizio che genera un maggior utile per coprire i costi fissi. È anche vero che poi il margine di contribuzione si può fare con riferimento ai singoli prodotti, ai singoli clienti, e questa cosa sarà calata un po' di più nel dettaglio della tua azienda in base agli incontri mensili che farai con i miei collaboratori, ok? Qui è importante prendere il concetto. Dopo questo, ovviamente la separazione tra costi fissi e costi variabili, un secondo strumento che deriva poi da questa separazione è il calcolo del punto di pareggio, ossia il break-even point, ok? Che magari tu conosci, però non è altro che il punto di pareggio. Il punto di pareggio ti permette di comprendere quante unità di prodotto vendute oppure di fatturato devi vendere o devi generare per arrivare a pareggio con tutti i costi fissi e costi variabili, ok? Il margine di contribuzione considera solo i costi variabili, mentre il punto di pareggio è uno strumento che ti permette di verificare appunto il punto di pareggio anche considerando tutti i costi fissi, e lo si può calcolare individuando le unità di prodotto, ok, oppure il fatturato. Perché questo? Perché alcune aziende in qualche modo è più facile fare il break-even, utilizzarlo al meglio considerando i singoli prodotti. Per alcune aziende, esempio il bar, è difficile fare, è impossibile, anzi direi fare il punto di pareggio considerando ogni singola caramella, no? Cioè è improponibile, e si considera il fatturato. Ecco che appunto questo strumento, che è il break-even point, si adatta al meglio nel tuo specifico contesto in base alla tipologia di azienda che hai. Se hai un'azienda di produzione con pochi prodotti e magari belli grossi, allora si farà magari un punto di pareggio un po' di più per singoli prodotti, bene. Oppure, dall'altro lato, se hai tanti micro prodotti, andrai di più a fare il punto di pareggio sul fatturato, ok? La formula è essenzialmente la seguente. Costi fissi totali diviso il margine di contribuzione. Quindi, se prendi i costi fissi totali della tua SRL e lo dividi per il margine di contribuzione, che è appunto dato dal prezzo unitario del prodotto meno i costi variabili del prodotto, ecco che tu trovi quanti prodotti devi vendere, ok? Per arrivare a pareggio. Sottolineo, è a pareggio, quindi non è che tu il tuo obiettivo è a pareggio, ok? Il tuo obiettivo è fare più utili possibili. Perché però è importante questo dato di avere le quantità di prodotto per arrivare a pareggio? Perché sai
che quello è la quantità minima di produzione e di vendita che devi realizzare per coprire tutti i costi fissi. Ovviamente poi nei costi fissi ci metterai, secondo me, anche il tuo compenso da amministratore o come socio lavoratore, perfetto, o comunque il margine di utile. Però ricordati che quella è la vendita minima che devi fare ed è e serve per trovare un parametro mentale per poi comprendere oltre il quale, insomma, devi assolutamente andare per poter produrre un utile. In un certo senso serve anche per capire il momento oltre il quale incominci ad avere utile, perché se tu sai, faccio un esempio, che se vendi 100 prodotti arrivi a pareggio, tu sai che se nel mese di luglio arrivi a 100 prodotti, poi dal mese in poi tutto quello che tu generi è di fatto utile, ok? Qui faccio un'altra piccola premessa. Ovviamente se tu sostituisci il prezzo unitario del costo meno il costo variabile del prodotto con il margine che hai sui, il margine di vendita che hai su prodotti medi, diciamo, ecco che poi invece che il numero di prodotti venduti per arrivare a pareggio, hai un fatturato a pareggio. Quindi poi, ovviamente, ripeto, sottolineo, questi strumenti vanno adattati al meglio insieme al mio consulente nel tuo caso specifico. Però qui devi sapere che mentalmente il break-even point ti serve per capire il fatturato a pareggio, ok, che devi fare per appunto coprire tutti i costi, e il momento oltre il quale poi incominci a avere utile. Oltre a quello che hai visto, quello che noi applichiamo sui nostri clienti è la contabilità industriale. Anche qua, a mio parere, non c'è bisogno di mettere dei nomi strani in inglese, bastano i nomi italiani più il buon senso che ti permette, insieme a un consulente esterno, di prendere scelte imprenditoriali un po' più adeguate per produrre più utile. Infatti, tutto questo per dirti che in caso di necessità, quello che noi facciamo è proprio un concetto di contabilità industriale, ossia cercare di comprendere un po' di più nel dettaglio il prezzo vero di produzione dei tuoi prodotti, in modo poi da trovare anche il prezzo di vendita più opportuno per te. C'è anche da premettere che il prezzo di vendita non lo puoi in alcuni casi stabilire, perché in determinate situazioni il prezzo di vendita è quello, è fisso, e se lo superi esci dal mercato, ok? Però anche è vero che grazie alla contabilità industriale tu trovi il prezzo di produzione di quel pezzo per te, ok? E quindi questa cosa ti permette di comprendere se a te conviene produrre o comunque sia vendere quel determinato prodotto rispetto che magari non venderlo affatto, ok? E per entrare un po' più nel dettaglio, io e i miei collaboratori, nel caso, approfondiamo il costo dei singoli prodotti utilizzando la contabilità industriale. La contabilità industriale, essenzialmente, ti permette di calcolare il costo effettivo dei prodotti venduti, attribuendo tutti i costi di produzione ad un singolo prodotto nella maniera più precisa possibile, con ovviamente alcuni fattori, eccetera. Cos'è essenzialmente la contabilità industriale? Tu prendi tutti i costi della tua azienda, quelli che sono diretti per quel prodotto glieli vai a imputare a quel prodotto, quelli che sono indiretti devi trovare dei fattori, dei parametri per attribuire indirettamente i costi magari fissi a quel specifico prodotto. In questo modo tu, con questi calcoli e con queste ipotesi, individui un costo di produzione per te, perfetto. Ovvio che comunque sono dei calcoli, ci sono delle ipotesi, però è anche vero che sono parametri che ti permettono poi nel caso di fare scelte strategiche, imprenditoriali, che in genere può essere se investire di più su un prodotto o magari anche disinvestire su determinati prodotti, perché magari per te non sono utili. È anche ovvio che poi bisogna valutare se questi prodotti ti servono per acquisire clienti o meno, quindi proprio ci sono più analisi che vanno fatte insieme a te. Ma la contabilità industriale, devi sapere che altro non vuole dire di individuare il prezzo di produzione di un prodotto e cercando di imputare tutti i costi della tua SRL. L'ultimo strumento che io applico anche su di me, anche sui miei clienti, e lo faccio fare anche ai miei collaboratori sui miei clienti, quando comunque si costituisce una nuova SRL oppure si inizia un nuovo anno, è il fatto di predisporre il conto economico preventivo, ossia guardi il futuro. In precedenza abbiamo visto che il conto economico guardi il passato, perché guardi i risultati che ottieni. Ovviamente il conto economico preventivo, lo dice la parola, cosa fai? Guardi il futuro. Ed essenzialmente
Questo ti dico che personalmente io lo faccio e veramente ti dà un forte potenziale ogni anno, perché comunque io ogni anno o verso, cioè, tipo o dopo Natale e prima di Capodanno essenzialmente, o al massimo l'1-2 subito nell'anno nuovo, a gennaio insomma. Essenzialmente questo è uno strumento che faccio anch'io personalmente, e subito dopo Natale e magari prima di Capodanno ho dei miei prospetti per individuare degli obiettivi per l'anno successivo, e in più tra questi prospetti ecco che compilo il conto economico preventivo. In sostanza, in base all'ipotesi che io faccio per l'evoluzione del mio business, individuo i dati del conto economico, ossia i ricavi e i costi. Poi ovviamente molte volte sono delle ipotesi, perfetto, molte volte sono presi dai dati precedenti con degli aggiustamenti, perfetto, però anche è vero che è una cosa che devi fare. Lo faccio personalmente e mi permette a me, Simone Calisti, imprenditore, di essere focalizzate sugli obiettivi che devo raggiungere ogni mese. E questa cosa mi fa capire che se anche magari in un mese non ottengo l'obiettivo, comunque cacchio, vuol dire che intanto perlomeno, anche se non l'ho raggiunto quell'obiettivo di ricavo di costo, devo comunque rimanere focalizzato il mese dopo per cercare di recuperare, ok? Perché questo? Perché se tu fai questa cosa essenzialmente puoi controllare ogni mese l'evoluzione della tua SRL, l'evoluzione dei numeri che genera la tua SRL, potrai ogni mese prendere delle scelte imprenditoriali e guarda caso avrai maggiore probabilità di essere arrivato all'utile che desideri. Magari non ci sei arrivato, però magari ci sei arrivato al 90%, all'80%, cosa che comunque ti genera ricchezza, ok? Perché questo? Perché io mi sono accorto, più il tempo passa, che il risultato che io trovo nel mio bilancio della mia SRL, della contabilità controllata SRL, alla fine dell'anno, è tendenzialmente la somma di ogni singolo mese, perché trovarsi a settembre, ottobre o dicembre a cercare di migliorare i numeri del bilancio è un casino e non ce la si fa, ok? Bisogna partire a gestire un buon utile fin dal primo giorno del nuovo anno, ok? Ogni mese, se tu generi un buon utile, alla fine dell'anno ti troverai con un utile faraonico, ok? Perché gli utili grandi si fanno a piccoli pezzi ogni mese, e questa roba importante lo si fa anche guardando il futuro, grazie al conto economico preventivo. Adesso probabilmente ti ho già anticipato tutto, però andiamo avanti insieme a vedere questo conto economico preventivo. Essenzialmente il conto economico preventivo è l'elenco di tutti i costi e di tutti i ricavi che prevedi di avere nell'anno successivo. Perfetto, si chiama preventivo, ci sarà un motivo. Ti permette di avere un punto di riferimento con il quale confrontare i costi sostenuti e i ricavi ottenuti durante l'anno in corso. Ossia, io alla fine dell'anno, esempio quest'anno, anno 2021, anche prima di Natale o durante le feste, visto che c'è tempo libero, buona fortuna, c'è tempo libero inteso siccome anche i clienti sono più tranquilli, è il momento più opportuno per ragionare sulla propria azienda. Fra le varie cose che io faccio per decidere cosa fare nell'anno 2022, farò sicuramente il conto economico preventivo con i miei dati, e che mi permette di capire ogni mese quanto devo fare, ok? Mi permette di capire anche il costo che voglio avere con i miei collaboratori attuali, ok? E anche i ricavi che voglio. In questo modo posso ogni mese dell'anno 2022 capire se ho raggiunto i miei obiettivi o meno, in modo da non allentare la presa verso questa camminata, verso questo maggiore utile, ok? Appunto, come ho già detto, perché il fatto di avere dei parametri di ricavo e di costo di riferimento per l'anno in corso, grazie al conto economico preventivo, ti permette di intervenire tempestivamente nel caso in cui i costi di ricavi in corso d'anno si discostino da quelli che hai preventivato. Ora siamo arrivati alle conclusioni. Il controllo costante dell'aspetto economico della tua SRL è molto importante. Questo in quanto se hai un utile ogni mese, di certo sei sicuro di avere un utile entro la fine dell'anno. E qui voglio di nuovo ripetere la mia considerazione che ho fatto anche prima, ma perché è veramente un concetto importante che voglio che tu ti porti a casa da questo video. Il fatto di avere un utile, diciamo, grande alla fine dell'anno, l'utile grande che hai generato lo fai essenzialmente generando un utile piccolo ogni mese, ok? Perché generare un utile anche piccolo ogni mese, no? Ecco che alla fine dell'anno diventa più grosso. Ti faccio un esempio numerico stupido, però
è significativo. Se tu ogni mese, comunque considerando anche il tuo stipendio in contabilità, eccetera, se tu ogni mese generi 1000 euro di utile, cazzo, 1000 euro è poco, cacchio, è poco, no? Cioè, considerando anche il tuo stipendio, per carità, l'hai messo in contabilità, eccetera, però noi imprenditori con un surplus di 1000 euro al mese non è tanto, perfetto. Ma questo 1000 euro ogni mese alla fine dell'anno nel tuo bilancio apparirà come 12.000 euro, ok, di utile. Ed ecco che, ovviamente è un esempio, questa cosa ti permette di capire che un utile piccolo generato costantemente ogni mese ti genera un grande utile alla fine dell'anno. Ti faccio l'ultimo esempio e poi chiudiamo il video. Se tu potessi avere 10.000 euro di utile ogni mese, che comunque direi che è un buon risultato, no? Cioè è un buon risultato, però magari per qualche imprenditore non è tanto. Ecco che un utile di 10.000 euro al mese, no? Alla fine dell'anno diventa 120.000 euro al mese e ti dico che è già un valore molto 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 importante. O meno, cioè è importante, poi dopo dipende in quale settore e situazione, però è comunque un buon dato, direi. E tutto questo appunto per rimarcare il concetto che devi controllare la contabilità ogni mese. Lo puoi fare benissimo con la mia procedura della contabilità controllata. Oggi hai visto qua l'aspetto economico, hai visto i principali strumenti che noi utilizziamo e ricordati che se controlli la contabilità ogni mese e verifichi che sei inutile ogni mese, alla fine dell'anno avrai sicuramente un grande utile, ok? Detto questo, ricordati che se avrai un utile grande, avrai sicuramente tante imposte e contributi da pagare. Dunque, per tagliare il carico tributario al meglio e utilizzando la legge, puoi andare sul mio blog www.efficaciafiscale.com e scaricare un manuale gratuito con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale che ti permetteranno di tagliare le imposte e contributi grazie alla tua SRL ed utilizzando gli strumenti previsti dalla legge. È un manuale completamente gratuito e lì all'interno troverai questa checklist che potrai in qualche modo consultare per poi, insieme al tuo commercialista, individuare quali strumenti di risparmio fiscale sono per te i più opportuni. Ti ringrazio dell'attenzione, mi raccomando, iscriviti al canale, metti un mi piace e lascia un commento. Per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metterai in condizioni di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono una nuova. Ciao, a presto! Ehi, cosa fai? Sei ancora qui? Vai subito sul mio blog efficaciafiscale.com, dove troverai soluzioni fiscali specifiche per il mondo dell'SRL e strumenti contabili per guidare la tua SRL verso il successo. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao, a presto!